tutti in un nuovo video e finalmente benvenuti in un nuovo mukbang o mukbang. Allora, oggi voglio provare la pizza low carb. Ovviamente io ci ho aggiunto il pomodoro, il fior di latte e l'olio d'oliva. Il marchio è, non voglio dire una stupidaggine, functional food, non so come cacchio si pronuncia, comunque food e cibo funzionale, tradotto. Allora, i valori sono ottimi, vi li dico un attimo, per 100 grammi, però considerate che tutta la pizza è 200 grammi. Allora, vi dico i valori per 100 grammi, ha 191 calorie, grassi 1,9 grammi, quindi per tutta la pizza 4 grammi di grassi, carboidrati 15,8 grammi, quindi su per giù per tutta ci troviamo intorno ai 30-31 grammi, fibre 13,4, proteine 19,3, sale 1,7 grammi, quindi in totale abbiamo un 40 grammi di proteine, solo la base. Sinceramente i valori, anche le calorie, ci siamo visivamente rispetto a tutte le altre basi, quindi per pizza low carb è molto diversa, è molto molto sottile. Io l'ho fatta cuocere per aspettate perché ho messo il cronometro, che siccome tra poco si azzererà il timer. Sinceramente io l'ho fatta cuocere più di 5 minuti, un 8-9 minuti, poi dipende anche in base al forno. Perché datemi se sono un po' così, vedete un pochino il rossetto sfumato, ma da stamattina ho fatto veramente il mondo. Quindi vabbè, questo lo possiamo togliere. Una cosa che ho apprezzato è che quando l'ho tolta da dentro la busta, sapete che io li faccio sempre leggiare, ma questo con tutto, questa è una cosa che dico ormai da anni, proprio un odore neutro. Molto buona, voi l'avete provata? Fatemi sapere. Ovviamente non è paragonabile alla pizza Scuderi, perché ovviamente la togliamola proprio dal conto perché non ci azzecco proprio. Però vi posso dire che questa è molto buona. Ho assaggiato basi low carb, veramente ma questa è veramente molto molto buona, un pochino simile alla Rima. Sinceramente secondo me questa è un'ottima pizza low carb. No, mi piace. Di cosa sa? Ho la sensazione di mangiarmi una fettina di pane. Uguale, un sapore delicato, sapete che io per questi prodotti low carb preferisco più, diciamo, un sapore neutro che un sapore un pochino troppo forte. Sinceramente è molto molto buona. La riacquisterò sicuramente, la trovate su AS Food. Buona. Ho preso anche la pasta, quindi la preferirei in qualche vlog. Quando vedete questo video sarà sicuramente, non penso che avrete già visto il vlog, perché non mi hanno ancora inviato il tracking. Ho ordinato da Revolution 3, vabbè, comunque su questo sito che ha tanti prodotti low carb. Ovviamente ogni volta la videocamera quando parlo vi stavo dicendo, mi deve arrivare il pacco, ho preso alcuni prodotti che vi farò i vari mukbang. Si tratta di un'azienda che ha tanti prodotti low carb, cioè oddio non tanti, però ha una vasta scelta di prodotti low carb. Io ho preso sinceramente prodottini che sapevo che vi potevano interessare, almeno agli inizi, poi sicuramente non mancherà un altro ordine. E quindi ho preso un po' di prodottini per provarveli, perché comunque spesso mi chiedete prodotti low carb e quindi.
Comunque è buonissima, è super piacevole e la riacquisterò di nuovo. Non ricordo il prezzo, però se mi sbaglio non era tanto alto. Ovviamente rispondo anche un pochino alle vostre domande. Una domanda però che mi è stata fatta spesso, che poi va bene, l'ultimo periodo non ho risposto perché davo sempre la stessa risposta. Giulia, Giulia, ma ritornerai in palestra? Nì. Nel senso, è un sì, più che un sì, è un sì, ci ritornerò. Però sinceramente voglio ancora prendermi un pochino di tempo per organizzarmi al meglio, per cercare come posso incastrare l'allenamento nella mia giornata. E comunque, perché comunque non è che devi fare un giorno, una volta che ti sei iscritta in palestra è comunque un abbonamento che devi rispettare. Anche perché a Giù da Me, dove io avevo la palestra, stanno facendo dei lavori. E quindi ho dovuto smontare tutto. Quindi non penso che la rimonterò di nuovo in quel posto. Comunque, ovviamente sono riuscita a salirmi sopra sui pesetti e tutto, ma c'è una cosa, oltre a questa cosa che è venuta molto all'improvviso, che ho dovuto smontare la mia piccola palestrina giù, che è stata comunque una cosa inaspettata. Ho ordinato mesi, non dico quasi ogni mese, i fermadischi, quindi bloccare il bloccadischi per il bilanciere, ma ogni qual volta o non mi arrivava la misura giusta per il mio bilanciere. Pensate che l'ho comprato pure su Uda, ci salfa, ma nulla, non ho indovinato la misura, anche perché sono taglia unica, vabbè, comunque sì, sono taglia unica, ma non vanno bene per il mio bilanciere che ho. Poi li ho ordinati su Amazon, non me li hanno inviati, quindi ho chiesto dopo mesi il rimborso, perché io ne avevo 4, 2 si sono rotti, quindi ho solo una coppia. Li ho ordinati di nuovo su Amazon, un altro rivenditore, non mi sono arrivati, mi c'è ancora in transito, ma da mesi, mesi e mesi, quindi sto aspettando per chiedere il rimborso. Quindi veramente è stato un po', ci sono stati vari segni che mi hanno detto: Giulia, secondo me dovresti prenderti un'ora, 2 ore al giorno per te e andartene in palestra. Non vi nego che non vedo l'ora, però ovviamente non è ancora, non è confermato, però sicuro. Perché comunque adesso allenandomi sopra ho poco, anche perché ordino sempre fermadischi, ma non mi arrivano mai, che non mi servono a me, oppure non mi arrivano proprio, quindi questo è proprio un segno. Quindi, questo per dire è che forse sì, ci ritornerò. Ma dite, giravo anche un pendrive, perché prima le ho lette, quindi molte domande le so, così non tocco spesso il telefono. Un'altra domanda che mi viene spesso fatta: ma se può sapere che lavoro fai? Sì, che si può sapere. A parte che secondo me, io ho 20 anni, parto anche da questo. 20 anni, Giulia, settembre 21, vabbè, 20 anni. A volte non lo so neanche io che lavoro faccio. E quando mi chiedono: scusami, ma tu non vai all'università, ma non ce n'hai, e quindi non fai niente, cioè stai a casa, non lavori. Ah no, ah, lavori. Cioè, spesso quando mi viene posta questa domanda io vado sempre un po' in tilt, perché dico: ok, sì, Giulia, allora che lavoro fai? Allora, raga, che lavoro faccio? Allora, io nel novembre, non ricordo il giorno, 19, 18, vabbè, comunque alla fine di novembre del
2020, quindi avevo 19 anni, ho aperto la partita IVA. Vi dico, dicitore della partita IVA? Vabbè, comunque mi occupo di pubblicità. E poi, vabbè, guarda che è tutto un ramo, è tutto un macello, vabbè. Ma in generale la parola del mio lavoro è pubblicità. Poi non so se avete visto, da sera ha aperto lo shop di gioielli e quindi io, il mio ruolo, diciamo, è quello comunque di fare pubblicità sui social, quindi mi gestisco i social, queste cose qua. Comunque questo fa sempre parte del mio lavoro e poi creo anche, cioè alla fine secondo me il mio lavoro sarebbe proprio creator di contenuti digitali, va, mettiamola così, non li so tutti, se non metto queste cose, comunque campo e vado avanti. Perché? Ovviamente questo è un periodo di transito, non è che farò tutta la mia vita questo, cioè comunque sono ancora giovane, ho 20 anni. Ovviamente sto pensando, cioè mi sto non sto pensando, mi sto costruendo il futuro e perché no, forse l'anno prossimo o tra 2 o 3 anni, diciamo così, non lo so, un po' di scaramanzia, avrò un'attività tutta mia, sto risparmiando, risparmio oggi per un bene futuro, come si suol dire. Piano piano, piano piano, piano piano. E quindi lavoro, raga. Lavoro in casa e vi posso dire, è media fatica fuori, quindi avere un luogo di lavoro e non in casa, perché se lavori in casa lavori tutto il giorno, cioè non c'è un orario, dici ok mi sveglio pure alle 8 e inizio a fare quello che devo fare, ma non ci sono orari, quindi alla fine sì, una parte bella del mio lavoro è che io posso lavorare ovunque. Mi posso svegliare una mattina, me ne vado da qualche parte e continuo a lavorare, cioè alla fine posso lavorare ovunque, però è un po' così. Ci sono sempre i pro e i contro, perché poi mi avete pure chiesto, continuerai da libera professionista oppure stai cercando anche un altro lavoro? Non vi nego che sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli, di nuove occasioni. Questa cosa ovviamente non è esclusa, anche se ho il mio lavoro, però comunque c'è sempre questa cosa di dire voglio vedere se riesco a trovare qualcosina di part-time che non mi impiega tante ore al giorno, qualcosina così giusto per mettere ancora qualcosina da parte, però alla fine penso non puoi lavorare tutto il giorno e non concederti neanche poco tempo per te. Per questo voglio vedere come bene incastrarmi per quanto riguarda anche la palestra, ma sicuramente andrò la mattina presto appena apre. Comunque un po' così. Comunque, vediamo appena poi qualche altra domanda perché c'erano, però alla fine sono sempre queste e poi mi va comunque di rispondere anche perché. Ha mai avuto, neanche a farlo apposta, ha mai avuto infortuni in palestra allenamento? Fortunatamente no. Domanda un po' strana. Di solito ricordi i sogni che fai durante la notte? Quando sogno sì, me li ricordo. Ma spesso quando le altre persone sognano e mi raccontano i sogni, dicono Giulia, ma che significa? Mi vedi un attimo il significato? Quindi sì, io spesso ricordo i sogni, anzi, spesso una cosa che capita a me e a mia madre, ci facciamo tanti sogni genitori, quindi ci sogniamo cose che poi o stesso quel giorno accadono, oppure diciamo cose che stesso quel giorno accadono, e quindi mi spaventa un po'. Pensate che ho aperto giusto a tema Pasqua, le uova di Pasqua. Allora, ho aperto l'uovo di Frozen
E mi è uscita la Mora, che se non mi sbaglio è Anna, sì, io. E che io tipo avevo detto, guarda che mo mi esce, perché per me Anna è la povera. Tutta la mia cosa, sapete, io, vabbè, no, forse non lo sapete, ma io, stesso da piccola che anche da grande, non ho mai guardato cartoni o queste cose così, l'unico che mi piace è La Bella e la Bestia. Comunque, ho detto, mo mi esce così. Poi la mia migliore amica mi ha regalato L'Uovo delle Principesse, perché io lo cercavo, lo volevo e me l'ha regalato. Comunque, prima di aprirlo, ho messo la mano sull'uovo e ho detto, qui ho, mi esce un'altra volta quello che mi è uscito 2 anni fa, perché mi uscì la Sirenetta, quindi Ariel, con la forma di, che cos'era, lo scoglio, se mi sbaglio, vabbè, comunque lei, su questo scoglio, che questo scoglio era un portagioie. Comunque, io ho aperto l'uovo, mi è uscito un'altra volta quello. Però un appello alla Kinder, scusatemi, ma voi mettete sempre se si è sorpreso? Cioè, io questa cosa non l'ho capita, perché comunque ho aperto l'uovo di Pasqua 2 anni fa, che poi l'anno scorso non ho aperto nessun uovo di Pasqua, ma c'è la stessa sorpresa. Ok. E te, Giulia, tu, tra tutto l'uovo, guarda quello che sei andata, quello che ti è capitato. Però, no, ma a parte che su TikTok ne ho messo di tutti i colori, eh. Per quanto riguarda... Le uova di Pasqua. Ovviamente fatemi sapere la vostra esperienza. Comunque buonissima, la riacquisterò sicuramente. Ovviamente, il gioco della lattina. L di Luigi. Quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non vi preoccupate che usciranno tanti 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 video belli. E quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!